La maggior parte degli esseri umani hanno una capacità quasi infinita di prendere le cose per scontate. Aldous Huxley. Tribù rossonera, tribù di gente vera, buon martedì 30 di novembre a tutte e a tutti e bentornata e bentornato qui sul canale del Marietto Milanista. Oggi ultimo giorno del mese e anche giornata in cui inizia una nuova giornata di Serie A. Tra l'altro già alle 6:30, io lo dico per tutti i fantallenatori, ci sarà Atalanta, Venezia, Fiorentina, Sampdoria. Quindi prima delle 6, vi ricordo, fate la formazione. Lo sto dicendo anche a me, perché anch'io sono un fantallenatore. Ho voluto iniziare questa puntata con questa frase del grande scrittore Aldous Huxley, l'autore del Mondo Nuovo, di questo libro distopico, di una realtà completamente distopica, e potete anche saperne di più andando nell'altro mio canale Tribù Risvegliata e andate a ricercare nei video, e anche lì parlo di questo Mondo Nuovo che veramente è qualcosa di allucinante, ma non sembra tanto lontano da quello a cui ci stiamo accingendo giorno per giorno qui su questo pianeta. E detto questo, un ringraziamento come sempre a tutti i nuovi e le nuove iscritte al canale, grazie di cuore per continuare a entrare, grazie a tutti coloro che continuano a darmi il voto di fiducia sia qui che sugli altri miei social, dappertutto, grazie di cuore soprattutto per quelli che mi stanno sostenendo anche con gli abbonamenti al canale da 0,99 a 24,99, ne trovate per tutti i gusti e per tutte le tasche. Dunque, perché ho cominciato con questa frase? La gratitudine e la riconoscenza è uno dei doni più alti che possa avere un essere umano verso una persona. Il solo dire grazie fa stare bene te e fa stare bene l'altra persona. Però sembra che non è ciò che riguarda un certo giocatore che ieri è stato premiato per essere stato il miglior portiere in questo ultimo anno in Europa, e stiamo parlando dell'ingrato ex 99, 99 o chiamato Donnarumma, il quale, dopo aver vinto il premio come miglior portiere, dice felice di aver scelto Parigi, dice una grande emozione per me, ringrazio tutta la squadra che mi ha permesso di raggiungere questo prestigioso premio e ci teniamo a fare bene, siamo concentrati sui nostri obiettivi, ribadisco la mia felicità nell'aver scelto il Paris Saint-Germain, non c'è alcun ripensamento da parte mia. Innanzitutto dire grazie che te ne sei andato, perché noi dei numeri 71 come la smorfia napoletana Homme e Merda ce ne facciamo tranquillamente a meno. Abbiamo la fortuna di avere un super portiere che è Mike Maignan. E da questo punto di vista, tranquillo, puoi startene là dove sei, basta che non ti fai più vedere in zona Milano. Però dall'altra parte, la cosa bella è che dice: ringrazio tutta la squadra che mi ha permesso di raggiungere questo prestigioso obiettivo e premio. Ricordati che se sei arrivato a questo obiettivo e premio, e qua entriamo nella gratitudine, non è per mezzo che tu sei andato al Paris Saint-Germain di cui sei panchinaro, perché Keylor Navas fondamentalmente è ancora il privilegiato di Pochettino, ma semplicemente perché probabilmente grazie al Milan e poi quello scorcio di europeo che hai parato quel rigore finale, probabilmente ti hanno dato questa possibilità di vincere questo premio, per quanto per me non è certamente il miglior portiere in Europa, a mio avviso, anzi, io se devo metterlo anche sul piedistallo preferirei sicuramente Mike Maignan, però non avendo vinto nulla non rientra in questi premi di elite. E dunque neanche un minimo di riconoscenza verso la squadra che ti ha portato ad arrivare dove sei arrivato, però da un omme niente, come si direbbe a Napoli, la latrina, la lota, c'è poco da aspettarsi. E dunque goditi questo premio, così come goditi la panchina in quel di Parigi, perché tanto è quello il tuo destino, visto che Keylor Navas è tre spanne molto più forte di te. Anzi, forse era lui che si meritava più di te il premio, però purtroppo per lui non ha vinto niente. Però lo scandalo a Parigi è anche dovuto al fatto che il Pallone d'Oro anche quest'anno lo ha vinto Lionel Messi.
casualmente anche lui nel Paris Saint-Germain. Sappiamo bene che France Football è colui che organizza normalmente questo tipo di evento. Io, tra l'altro, non lo prendo minimamente in considerazione, è solo a dover di cronaca che dico questo tipo di notizie. E quindi casualmente vince la squadra dello Sceicco, quindi per me rimane sempre un premio elitario della elite di certi livelli che non ha niente a che vedere poi con chi è stato sicuramente il migliore giocatore o il miglior portiere dell'anno. Casualmente due giocatori del Paris Saint-Germain, l'ultimo anno Messi praticamente non ha fatto nulla e dunque non capisco il motivo di questa vittoria davanti a un Lewandowski che sicuramente avrebbe meritato molto molto di più. Il nostro Chiaer si è piazzato in 18ª posizione, se fosse stato davvero un premio al uomo e al vero giocatore, il primo premio l'avrebbe dovuto vincere Chiaer, ma sappiamo che viviamo in un mondo superficiale, un mondo fatto di apparenze e quindi purtroppo chi fa del bene e chi è veramente un uomo vero, sappiamo che viene messo sempre nelle retrovie da questo punto di vista. È da ricordare un Cristiano Ronaldo che è arrivato sesto quest'anno, è salito sul podio addirittura Jorginho e la cosa che più mi sorprende è che un giocatore come Salah, che veramente ha fatto i numeri da circo nell'ultimo anno, è arrivato solo in 7ª posizione. Quindi bisogna capire realmente chi è che organizza e quali sono i parametri reali di valutazione per far vincere questo maldito, come si dice qua in Spagna, un maledetto pallone d'oro che davvero io non gli darei per niente peso a livello anche di tifosi. Io per dover di cronaca l'ho detto semplicemente perché mi sembra uno scandalo che poi è uno scandalo anche abbastanza premeditato, visto che sono due giocatori del Paris Saint-Germain, quindi a Parigi, figuriamoci, festeggiano a Parigi due giocatori del Paris Saint-Germain. Ma tornando un po' al nostro Milan, quello che un po' a parte l'annuncio sui social che a breve dovrebbe tornare Samu Castiglieco in squadra e si attendono novità su Ante Rebic, che comunque è in fondamentale, c'è una dichiarazione che fa un po' tremare l'ambiente milanista per quanto riguarda Paolo Maldini. Paolo Maldini parla della sfida contro il Genoa di Andriy Shevchenko. Scema ha dimostrato coraggio, si è messo in discussione. Io tifo per lui, ma nel calcio poi bisogna andare oltre amicizie e parentele. Quindi chiaramente speriamo domani di vincere noi. Su Chiaer dice: tra i 30 finalisti del Pallone d'Oro c'è un uomo squadra, un leader e lo ha dimostrato. Sulla sconfitta del Sassuolo, col Sassuolo ha detto: la partita di Madrid non può essere una scusa. Avevamo iniziato bene, potevamo fare male, poi ci siamo completamente spenti. Mercoledì dobbiamo riprendere il nostro cammino. Sappiamo che dobbiamo faticare. E per quanto riguarda lo scudetto, dice: siamo all'inizio, abbiamo fatto ottime cose, ma per vincere un trofeo devi fare qualcosa di eccezionale. Ma per fare quel qualcosa di eccezionale, caro il mio Paolo, devi invertire, diciamo, ciò che hai detto, lo devi girare dall'altra parte della medaglia, perché la dichiarazione che ha gelato tutto il popolo milanista è stata sul calciomercato. La nostra squadra dice competitiva e in questo momento non abbiamo intenzione di fare niente a gennaio. Non credo che faremo qualcosa, sinceramente, siamo concentrati sui rinnovi. Ci sono trattative in corso e finché c'è tempo c'è speranza. Che spero non sia il ministro quello là che sembra un gremlins, una cosa schifosa. Vabbè, detto questo, ci ha gelato il sangue a tutti quanti. Io spero che sia un depistaggio quello che vuole fare, perché magari ci sono delle trattative in corso e non vuole rendere pubbliche, potrebbe anche essere una strategia. Ma se così fosse, cominciamo a dimenticarci qualunque tipo di obiettivo quest'anno. Perché abbiamo delle lacune evidenti, soprattutto sulla destra ci manca uno a destra davanti, ci manca un centravanti, un bomber vero che sappia mettere la palla in rete costantemente e no a sprizzichi e bocconi quando si accende e si spegne la luce. Abbiamo bisogno di un centrocampista che realmente rilevi il numero 79, che per me rimane un 71, cioè homme merda, Livoriano, che è lì che doveva
già rinnovare a suo tempo e quindi per me a gennaio se ne può già andare, quindi c'è bisogno di uno che crede nel progetto Milan. E poi molto probabilmente ci vuole un vero rincalzo al posto di Theo Hernandez. Balloturé fino al momento non ha minimamente convinto. Quindi stiamo parlando di almeno 3-4 elementi di cui questa squadra avrebbe bisogno a gennaio. L'urgenza, a mio avviso, avviene dal centravanti, perché ogni 2x3, se non si fa male Giroud, è fuori Ibra. Pellegri abbiamo visto che non dà nessun valore aggiunto alla squadra, Rebic è come la tazzina di cristallo, si spezza facilmente e poi non è un centravanti puro, lui nasce dalla sinistra e quindi lì bisogna investire sì o sì. A destra abbiamo visto che il solo Selemekers e comunque un Florenzi che non dà questo tipo di fiducia, abbiamo bisogno di qualcuno, quindi almeno due sicuramente li dobbiamo prendere. Quindi spero che sia un depistaggio, caro il mio Paolino, perché se poi davvero fosse così, chiudiamo baracche e burattini e anche quest'anno speriamo che io me la cavo, come il famoso libro e film dove poi aveva anche interpretato Paolo Villaggio tanti anni fa, per arrivare in un posto Champions. Con questa rosa, ragazzi, che ogni 2x3 abbiamo infortunati e anche lì bisognerebbe ragionare sul preparatore atletico, su chi segue realmente queste vicende al di là di Stefano Pioli, e dobbiamo assolutamente fare qualcosa, dobbiamo muoverci assolutamente sul mercato. Quindi, Paolino, spero che sia semplicemente un depistaggio e lo dico seriamente, perché altrimenti la vedo davvero, davvero. Commenti in basso, iscrizione al canale con campanella attiva ancora se non l'hai fatto, mi raccomando, per rimanere sempre aggiornato sull'entrata di ogni mio nuovo video, un bel pollicione in su se sei un vero amico e se ti è piaciuto il video chiaramente. Noi ci rivediamo più tardi e probabilmente molto presto in un video del pomeriggio in live, perché poi questa sera sono occupato delle cose da fare mie, e quindi che dirvi? Vi auguro una buona giornata, un bacio alle mie amiche, un forte abbraccio a tutti i miei amici, un bel a tutta la tribù, a Uga Uga Uga, e sempre Forza Milan, ovunque e comunque. Buon martedì e noi ci risentiamo dopo. Ciao!